Trovate l'appuntamento con l'informazione. Parliamo del Consiglio Comunale che ieri sera ha approvato una serie di modifiche al regolamento di pulizia mortuaria. Ciò significa che ci saranno nuove regole almeno per alcuni aspetti che riguardano il cimitero della città. Cambiano alcune regole al cimitero di Siracusa. Il Consiglio Comunale ha approvato infatti le modifiche al regolamento di pulizia mortuaria, modifiche che sono state apportate mediante l'approvazione di 7 degli 8 emendamenti presentati alla terza commissione, illustrati in aula dal consigliere Sergio Bonafede, proponente, primo firmatario degli stessi. Con un emendamento all'articolo 16, all'interno dei reparti speciali viene prevista la possibilità di inumazione dei feti abortivi. All'articolo 17 un altro emendamento prevede la possibilità di accogliere nel cimitero e nei reparti speciali le salme la cui sepoltura è disposta dall'ufficio territoriale del governo, quindi la prefettura. Con un emendamento all'articolo 19 si determina in 5 anni, non più in 10, l'obbligo per il comune di revisionare il PRG cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture. Modifica anche all'articolo 43 sulle modalità di concessione in uso delle sepolture. Con un subemendamento del gruppo del 5 Stelle, illustrato da Roberto Trigilio, viene prevista la possibilità che la concessione possa essere richiesta anche in via eccezionale dai fratelli e sorelle non coniugati o che abbiano stipulato contratti di convivenza regolarmente registrati all'anagrafe nella misura fino all'1% dei loculi disponibili costruiti. L'ultima modifica sostanziale, il subemendamento sempre del 5 Stelle, tra i divieti prevede che l'utilizzo della sala autoptica nel caso in cui dopo precedente autopsia non sia stato dato corso ad immediata, accurata e diligente pulizia del luogo salvo provvedimento d'urgenza dell'autorità giudiziaria. L'unico emendamento proposto alla Commissione, non approvato all'Aula, riguarda quello sulla disciplina di accesso al cimitero, che prevedeva la possibilità di ingresso di animali domestici a condizione che fossero assicurate tutte le sicurezze necessarie e garantito anche il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria. Inoltre la modifica dell'età di accesso per i minori non accompagnati da 8 a 14 anni. Nonostante l'approvazione di un subemendamento del consigliere Messina che vietava l'accesso agli animali di affezione nei giorni prefestivi, festivi e nel cimitero, al termine di un prolungato dibattito l'emendamento della Commissione è stato respinto. L'Aula ha anche respinto altri 3 emendamenti, primo firmatario il consigliere Bonafede. Il primo, all'articolo 26, portava da 25 a 35 anni gli anni della estumulazione a richiesta dei familiari interessati. Proposta questa, ha detto il proponente, supportata da un dato scientifico. A 25 anni non è certa la cosiddetta mineralizzazione del corpo e gli altri 2 che portavano da 25 a 30 anni la durata delle concessioni a tempo determinato per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali e per i loculi e le sepolture private individuali. Su tutti il parere tecnico contrario, motivato partendo dalla circostanza che numerose concessioni scadono nel 2022 e che quindi una proroga di validità delle stesse di ulteriori 5 anni avrebbe determinato un rilevante mancato introito per le casse comunali. Arrivano 1,5 milioni per i comuni di Siracusa, Augusta ed Aula. Si tratta di fondi per realizzare parcheggi di interscambio, riaperti quindi i termini. Con la legge regionale del 17 marzo del 2016 è stato istituito un fondo di oltre 12,5 milioni di euro per la realizzazione di parcheggi di interscambio nelle città metropolitane e nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché nei comuni sede di porti inseriti nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il 12 settembre del 2017 era stato emanato ed approvato il bando pubblico per l'attuazione della legge, finalizzato evidentemente a promuovere la realizzazione di parcheggi di interscambio per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico, incrementando così il risparmio energetico e il miglioramento dei servizi pubblici. Successivamente sono stati fatti ulteriori 2 bandi con le indicazioni delle somme da destinare ad ogni singolo comune isolano. L'ultima legge regionale, il governo ha comportato la decurtazione di qualche migliaio di euro per le città di Siracusa, Augusta ed Avola. Ma a prescindere da questa decurtazione, sono disponibili da 3 anni 978.000 euro per Siracusa, 288.000 euro per Augusta e 252.000 euro per Avola.
poiché è stato emanato un ulteriore decreto che sposta al 19 giugno il termine per la presentazione delle istanze e della documentazione richiesta per la domanda di finanziamento per la realizzazione di parcheggi, sarebbe opportuno, dichiara l'ex parlamentare Vincenzo Vinciullo, che soprattutto il comune di Siracusa non si facesse scappare questa occasione e con l'urgenza del caso desse incarico ai propri uffici di realizzare immediatamente un progetto per poter partecipare al bando che, per nostra fortuna, è stato prorogato, altrimenti si sarebbe perso anche quest'ultimo finanziamento, conclude così l'ex parlamentare Vinciullo. Sono partite le assemblee sindacali per quanto riguarda la categoria dei pensionati nella provincia. Assemblee propedeutiche alla manifestazione che si terrà a Roma il 1 giugno con lo slogan «Dateci retta, abbiamo 16 milioni di buoni motivi». Valeria Tranchina, Vito Polizzi, Sergio Adamo e Salvatore Lantieri, segretari di categoria, sostengono che al di là degli slogan si rischia di far precipitare la qualità della vita dei pensionati e dei cittadini in una situazione persino più grave di quella vissuta in questi anni di crisi economica. Al danno, per la decisione adottata dal taglio delle rivalutazioni delle pensioni a partire dal 1 aprile, si aggiunge anche la beffa dell'obbligo di restituzione da parte dei pensionati dei primi 3 mesi ricevuti attraverso un meccanismo di rivalutazione concordato dai sindacati con il governo precedente. Restituzione che, guarda caso, avverrà all'indomani delle elezioni europee, cioè con il mese di giugno. Il taglio della rivalutazione delle pensioni a 5,5 milioni di pensionati per un totale di 3,5 miliardi di euro in 3 anni è servito in parte a finanziare il reddito di cittadinanza e quota 100, promesse elettorali e misure che non hanno contribuito comunque a creare lavoro né a sviluppare economia. Sono 5 i temi della piattaforma nazionale che andiamo ad elencare. Il primo, la tutela delle pensioni, quindi rivalutazioni delle pensioni, tutela del potere d'acquisto, aumento della platea dei beneficiari della 14ª e previdenza separata dall'assistenza. Altro tema della piattaforma, la riforma fiscale, e si parla di riduzione delle tasse per i pensionati, le più alte d'Europa, lotta all'evasione fiscale e le risorse recuperate destinate alla riduzione delle tasse e ai servizi sociali più adeguati. Terzo tema, il diritto a curarsi, alla salute e una sanità pubblica efficiente, quindi abolire superticket e ticket, liste d'attesa, garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria a tutto il paese, investire nella medicina del territorio e nell'assistenza domiciliare per ospedali che funzionano almeno di qualità. Poi ancora una legge nazionale sulla non autoefficienza, perché cresce il numero delle persone non autosufficienti, quindi servono più risorse ed emergenza nazionale. Ultimo tema nella piattaforma nazionale, un invecchiamento attivo, quindi indispensabili le politiche per favorire il ruolo attivo degli anziani nella società e favorirne così il loro riconoscimento sociale. È stata riesumata questa mattina al cimitero di Noto la salma di Lele Sceri, il parà siracusano in servizio di leva a Pisa, che nel 20 anni fa, nell'agosto del 1999, ha perso la vita alla caserma Gamerra di Pisa. Cimitero di Noto chiuso questa mattina per consentire la riesumazione del corpo di Lele Sceri, il parà di leva siracusano che è morto alla caserma Gamerra di Pisa nell'agosto del 1999 e per le cui cause la procura di Pisa ha riaperto il caso ipotizzando il reato di omicidio. La riesumazione è stata disposta dal magistrato che si sta occupando dell'indagine, che ha affidato incarico a un medico legale di eseguire una nuova autopsia prevista per la giornata di domani. L'esumazione del cadavere è stata affidata a una ditta di Noto e seguita passo passo dai poliziotti della squadra mobile di Firenze insieme con agenti del commissariato Netino coordinati al dirigente Paolo Arena. Le operazioni sono state eseguite di mattina, la salma trasferita in un altro luogo per effettuare l'esame autoptico che dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi legati alla morte del giovane avvocato siracusano di cui quest'anno ricorre il 20° anniversario della scomparsa. Il corpo di Lele Sceri è sepolto vicino a quello del padre Corrado, scomparso nel 2011 dopo essersi battuto strenuamente per ottenere giustizia per la morte del figlio, troppo in fretta archiviata come suicidio.
Una lotta ereditata dalla madre Isabella e dal fratello Francesco, che hanno avuto lo scorso anno la bella notizia che le indagini fossero riaperte con tanto di persona indagata. Un passo importante avvenuto a seguito delle audizioni eseguite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri, presieduta all'epoca dalla deputata siracusana Sofia Modivo e della quale facevano parte i deputati Prestigiacomo e Zappulla. Eccoci alla seconda parte del telegiornale, il cyberbullismo come piega sociale, vediamo come un magistrato spiega il fenomeno e lo combatte. Il sostituto procuratore generale Antonio Nicastro, partecipando al convegno sul cyberbullismo, ha rimarcato l'impegno dei magistrati nelle indagini legate a casi specifici e in tal senso ha portato la testimonianza di quanto accaduto ad un anno di distanza alla scomparsa di Stefano Pulvirenti, lo sfortunato studente siracusano morto in un incidente di moto in viale Paolo Orsi. Da un profilo Facebook, infatti, sono piovuti messaggi e commenti deplorevoli. La successiva denuncia dei familiari del ragazzo ha permesso alla Procura di Siracusa di individuare dietro al profilo falso un uomo calabrese che è stato denunciato penalmente, oltre che per calunnia, anche per l'aggravante discriminatoria. Nel 2007 Steve Jobs presenta l'iPhone. Non so se vi ricordate quella conferenza stampa. Dice: io da questo momento noi Apple vi cambieremo la vita. Io pensavo che fu smargiassata. Di questo uomo invece aveva ragione, perché effettivamente l'iPhone, lo smartphone, la possibilità di interagire sempre con la rete ci ha cambiato la vita. Prima dell'iPhone, possiamo dire, non c'era Facebook diffuso così in maniera ormai capillare, non c'era WhatsApp. Se noi riflettiamo su WhatsApp, che non è un'applicazione normale, secondo me WhatsApp merita uno studio approfondito a livello sociologico, a livello culturale. Fra 50 anni se ne parlerà, ma WhatsApp ci ha cambiato la vita, ma ci ha cambiato la vita nelle relazioni familiari. Ormai ciascuno di noi c'è il gruppo famiglia, c'è il gruppo amici, c'è il gruppo lavoro, c'è il gruppo, i gruppi genitori delle classi, una peste, un'ira di Dio, io non so chi di voi, ci siamo tutti, il rapporto con il nostro, con i colleghi di lavoro, c'è il gruppo ufficio, c'è il gruppo partita di calcetto, c'è il gruppo festa di Tizio, c'è il gruppo festa di Caio, c'è il gruppo tutti contro Maria. È pazzesco. Ormai ci si allontana verso la comunicazione reale e ci si avvicina sempre più verso una comunicazione fatta di bit, di metadati, di 01010101. Non si parla più. Quando eravamo ragazzi, le telefonate dove ci vediamo stasera in piazza, punto. Il WhatsApp era al muretto della piazza, si parlava, adesso non parlano più, adesso chattano. Questo è sicuramente un progresso della tecnologia, però stiamo perdendo i rapporti, stiamo perdendo i rapporti umani. Cioè, se io devo parlare con mio figlio, dove sei a pranzo, oppure mi dice pranzo fuori, me lo scrive sul gruppo famiglia. Cioè, è pazzesco tutto questo. Il comune di Noto può contare sulla sua prima automobile elettrica utilizzabile per le attività esterne dei dipendenti comunali. Noto Città Verde, ha detto il sindaco Bonfanti, esempio virtuoso nel rispetto dell'ambiente, è stata completata l'installazione di 2 delle 7 colonnine per le ricariche di queste autovetture speciali che saranno attive entro la fine della settimana. Successiva cerimonia dell'alza bandiera questa mattina all'Istituto Archia di Siracusa, coinvolti anche i bambini. La bandiera tricolore come simbolo di appartenenza alla nazione italiana. Spesso ci si dimentica di questi valori e per questo motivo questa mattina è andata in scena la cerimonia dell'alza bandiera all'11° istituto comprensivo Archia. I piccoli alunni che frequentano la scuola siracusana hanno avuto modo di assistere a uno dei momenti solenni scandito dall'inno di Mameli. Ad animare la manifestazione l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e le associazioni dei Carabinieri e della Polizia di Stato, dell'Aeronautica,
una rappresentanza della Polizia Municipale e della Croce Rossa Italiana. Ad accogliere i rappresentanti delle associazioni d'armi è stata la dirigente scolastica Valeria Nicosia, che insieme con il sindaco Italia ha salutato le delegazioni di Francia, Grecia, Romania e Ungheria, paesi partner del progetto Erasmus. In ogni caserma, ha spiegato Pasquale Aliffi, presidente dell'AMNI di Siracusa, questo gesto si compie ogni mattina alle 8 perché le caserme sono istituzioni, così come sono istituzioni le scuole. L'obiettivo è quello di suscitare nei bambini quel profondo sentimento che abbiamo tanti di noi anziani verso quel tricolore che rappresenta la patria. La stretta definizione di patria è territorio e popolo che vi risiede, unito ad una lingua e dall'uniformità di culture e tradizioni. Da oltre 70 anni in Italia e in Europa non abbiamo più guerre e noi ex militari abbiamo difeso la pace e la libertà affinché non ci siano più guerre. L'ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha detto: adoperiamoci perché in ogni famiglia, in ogni casa ci sia un tricolore a testimoniare i sentimenti che ci uniscono come italiani. Il tricolore non è una semplice insegna di Stato, ha detto così Ciampi, è un vessillo di libertà conquistata da un popolo che si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di eguaglianza e di giustizia, nei valori della propria storia e della propria civiltà. Siamo allo sport, parliamo di calcio, parliamo dell'impresa del Real Siracusa Belvedere che attraverso i playoff è riuscito a salire in eccellenza ed è un momento storico appunto per la società ma anche per il calcio siracusano. Sentiamo perché. Il Real Siracusa Belvedere firma una pagina storica del calcio in città. Con la promozione in eccellenza infatti il sollevizio siracusano raggiunge un obiettivo forse insperato ma certamente meritato per la squadra allenata dal duo Danilo Gallo e Sebi Salomone. Dopo la Enzo Grasso, società che adesso sta curando il settore femminile e anche quello giovanile, la società Real Siracusa ha accorpato il Belvedere per confermarsi la seconda squadra della città dopo il Siracusa Calcio. Allora, presidente, una galoppata importante, una vittoria sul campo. Ma dopo la bellissima vittoria col Carlentini, che si è dimostrato degno avversario nella finalissima, anche se onestamente abbiamo giocato diciamo ad una porta, come si suol dire in gergo calcistico, quello che mi tocca fare in questo momento è fare i miei ringraziamenti a tutti quelli che ci sono stati vicino e che hanno lavorato con noi. Come non dimenticare il mio amico, i miei amici Cristauro, Formisano, lo storico avvocato Puzzo, lo storico presidente del Belvedere Michele Leone, Michele Angeli che è il figlio Peppe, il vulcanico Palumbo, il leggendario professore Mica, il preparatore di portieri Santino Lombardo ed anche Salvo Montagno, Antonio Blandini di Ademiral. E poi voglio dire ringraziare a nome di tutti i ragazzi Carmelo Messina che dopo 11 anni con me finalmente va in pensione e ci mancherà tanto e lo storico portiere Giovanni Cerruto che in qualunque caso è decisivo sempre nelle nostre azioni. Un campionato che insomma mette in luce 20 anni di attività soprattutto con i giovani. Ma è così, 20 anni di attività con i giovani, 20 anni per fare sport allo stato puro e credo che questo sia il trionfo di una filosofia e di una storia sempre per i ragazzi. Ma continueremo così, i ragazzi innanzitutto, anche se attorniati da validi, tra virgolette, adulti. Eravate la seconda squadra di Siracusa e della città, continuate adesso addirittura in categoria superiore, come affrontare questa eccellenza?
ma per ora ci godiamo il momento, festeggiamo e festeggeremo, e poi ci sediamo a riflettere, perché voglio dire, l'eccellenza diventa una cosa tra virgolette molto seria. A proposito di cose serie da fare, bisognerà risolvere il problema del campo sportivo. Il di Bari è troppo piccolo, addirittura è stato anche chiuso per i playoff e avrebbe dovuto farvi comodo. Ma questo forse è uno degli scogli più grossi. Speriamo che anche la città e il comune ci vengano incontro e di trovare una soluzione, se no dovremo sempre che emigrare. Per completezza di informazione, nello staff tecnico fa parte Pippo Lombardo, mentre Liuzzo ha ereditato la società Real Siracusa da Sebi Greco. E allora parliamo di box. Il sindaco Italia ha ricevuto e ha premiato le atlete siracusane vincitrici di 2 ori e 1 bronzo al recente torneo internazionale di box di Mosca. Sono le sorelle Giulia e Federica Lombardo, di 15 e 14 anni, della Box Time Diego, entrambe sul gradino più alto, rispettivamente nelle categorie Junior 46 e 48 kg, e Michela Caccamo, 15 anni, della Box Rossitto, terza classificata Junior 57 kg, premiata anche Federica Mosca come miglior atleta del torneo. E l'ultima notizia, questa del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, alla prossima, arrivederci.